Un cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, l'approfondimento che ormai diventa quasi quotidiano e che in questo periodo preelettorale stiamo utilizzando per raccontarvi le candidature, i programmi, quello che i candidati che si presentano alla Camera, al Senato, alla Regione Siciliana, ci proporranno come soluzione alle tante cose che ci sono da fare in Sicilia. Il nostro gradito ospite oggi è Bobo Craxi. Grazie per essere qui Grazie a con voi. noi in studio a parlare con i nostri lettori e ascoltatori. Lui è candidato alla Camera a Palermo nel collegio 2 nell'area progressista. Ho detto bene? Per il centro-sinistra, sì, Sì. esatto. Candidato dei Democratici e Progressisti alla lista, o vado errato? La lista, noi socialisti abbiamo stretto un accordo con il Partito Democratico e con l'articolo 1 e come sapete i collegi uninominali sono l'espressione della coalizione. Una legge elettorale abbastanza oscena perché l'elettore sostanzialmente non decide molto poco, cioè decidono le cosiddette segreterie dei partiti, i candidati. Non puoi, non, tu non, se vuoi votare il signor Rossi, non puoi votare il signor Rossi, mentre alle comunali sappiamo che c'è questa liberalità. C'era una volta la possibilità di scegliere, di esprimere la preferenza, in queste leggi non c'è più, anche se un po' si è cambiato rispetto al primo periodo in cui c'erano tutti i collegi uninominali bloccati, c'è una quota proporzionale Sì, adesso. però anche l'uninominale non è, pur avendo io diciamo, dei competitor sostanzialmente, però la scheda elettorale è un trascinamento del proporzionale. Adesso per farla meno complicata è che l'elettore non si troverà il mio nome e il nome del signor Rossi, in questo caso non posso fare propaganda per gli avversari, ma insomma. E quindi anche questo esercizio di tentativo di personalizzare la campagna elettorale è un po' vanificato dalla scheda elettorale. Tuttavia, però, insomma, io sono qui per conto del centro-sinistra, mi batto per l'insieme della coalizione, naturalmente sono candidato e quindi sono un combattente che si batte e che vuole vincere la sua corsa. E allora la prima domanda, che è quella che sarà stata fatta altre 100 volte e sarà fatta altre 100. I fratelli Craxi vi trovate dai lati opposti della barricata. Vabbè, ma questo è notorio, nel senso che mia sorella Stefania vive in Forza Italia da diversi lustri, è stata già parlamentare. C'è una differenza sostanziale, senza che io faccia della polemica spicciola, e cioè che mia sorella, come altri, ha un ombrellone, diciamo, in Sicilia, ma il paracadute ce l'ha in Lombardia. È un po' come la mia competitor di destra, che oltre che essere il vice sindaco della città, è candidato in altri tre collegi, e poi, diciamo così, c'è questo lusso dell'uninominale. Questo senza fare, diciamo, della retorica o un'inutile polemica, però lo trovo abbastanza sgradevole nei confronti degli elettori. Cioè, nel mio caso io mi candido, cioè chiedo di rappresentare i miei elettori alla Camera dei Deputati, non avendo la certezza che da un'altra parte, senza che io mi batta, gli elettori mi porteranno alla Camera dei Deputati. Qui addirittura c'è un terzo, anzi, moltiplica per quattro la truffa elettorale, truffa nel senso tra virgolette, nel senso che 2 mesi fa ha chiesto i voti per accedere al Consiglio Comunale di Palermo, oggi diciamo, chiede i voti in questo collegio e però contestualmente c'è una moltiplicazione della propria personalità a Catania e in altri collegi. Adesso al di là di lei in Dallo specifico, però specifico questa sì, una confronto, che è specifica. un confronto elettorale comunque, di cui c'è un Sì, diciamo, diritto. non è un'aggressione, diciamo, nei confronti dei miei competitor, però è vero che si sono moltiplicati con questa legge i casi di sdoppiamento della personalità e secondo me è un inganno nei confronti degli elettori. Una cosa che succede in questi giorni su queste candidature, in Sicilia in particolare, almeno noi che siciliani siamo e di Sicilia parliamo e lo notiamo particolarmente, è l'evento che abbiamo definito dei paracadutati. Ci sono una serie di persone che arrivano da altre regioni, che hanno svolto ruoli X o Y, che si trovano candidati in Sicilia senza avere mai avuto un rapporto con la Sicilia. Come valuta questa cosa? E Craxi non è un paracadutato? Sì, Senza polemica, è il una domanda provocatoria, paracadutato, se vuoi, ma. no, il paracadutato è anche uno, diciamo così, che viene lanciato e che viene salvato, si salva. Nel mio caso, diciamo, non c'è, quei paracadutati sono quelli appunto che hanno
la possibilità di essere salvati altrove. I paracadutati però possono anche essere quelli che provengono da altre regioni e che nulla sanno e nulla conoscono. Non è il mio caso, nel senso che io sono già stato parlamentare siciliano e non rivendico neanche le mie origini. Io poi rappresento, diciamo, una storia che ha un valore nazionale, non è diciamo, un fatto casuale che i socialisti che non hanno la lista, che candidano 4-5 personalità del nostro mondo, della nostra area, è naturale che vengano in qualche modo, si battano nel resto del paese. Nel caso mio specifico, diciamo, glielo dico con una battuta, io ho rappresentato l'Italia in seno alle Nazioni Unite. È difficile che non possa o non riesca o non sia in grado di rappresentare i siciliani e i palermitani al Parlamento nazionale. E allora andiamo a questo. Domani Bobo Craxi, eletto alla Camera dei Deputati, deve rappresentare i siciliani. Che cosa proporrebbe per la Sicilia? No, intanto eletto Chiaro. vuol dire che innanzitutto bisogna sviluppare una campagna elettorale Sì, certo. che sta dentro un contesto politico particolare, che riguarda la coalizione di cui io faccio parte, la nostra volontà di proseguire non il mandato, ma l'impegno e la responsabilità che il centrosinistra che io rappresento e la stragrande maggioranza di questa parte politica ha rappresentato in questo anno e mezzo, sostenendo un governo che è il governo del risanamento e del tamponamento della crisi. E non dimentichiamo, diciamo, il beneficio del governo che è stato buttato giù dalla destra e dai 5 Stelle. Il paese improvvisamente, dopo anni in cui segnava un punto meno, ha cominciato a segnare un punto più. Quindi proseguire la strada del risanamento in termini nazionali. Mantenere i propri impegni di carattere internazionale verso l'Europa e verso il mondo e verso l'alleanza militare di cui noi facciamo parte, cosa che non è scontata se vincesse la destra. Nel caso della Sicilia, se vuole ne possiamo parlare, diciamo la Sicilia, poi di Palermo in particolare, ne parliamo nel dettaglio come e cosa è necessario e possibile rafforzare l'impegno e la responsabilità dell'esecutivo nei confronti di Palermo città e della E questo Sicilia. è quello che penso che i nostri ascoltatori vogliono sentirsi dire, perché è vero che un parlamentare, un deputato non è certamente un sindaco o un presidente di regione, ma è anche vero Sì, che no, va a rappresentare. certo, il deputato fa le leggi e quindi naturalmente le leggi hanno un riverbero e il deputato spinge affinché, diciamo, vengano distribuite risorse in direzione del proprio territorio e oggi noi siamo in una situazione nella quale è evidente che il piano, evidente, giovedì è passato il provvedimento in cui sono stati inseriti dei finanziamenti in direzione della Sicilia, del raddoppio della Palermo-Catania. Ed altro, si sa che verso la Sicilia verranno distribuiti un certo numero, importante, ingente numero di risorse, si parla di quasi 1 miliardo nei confronti della regione siciliana e qui sta, diciamo, il nocciolo della battaglia elettorale, non dell'accaparramento delle risorse, di come verranno gestite, perché è importante sapere come verranno gestiti questi soldi, che ci siano è molto importante. E che ci siano grazie a chi è anche importante ricordarlo. Certamente non grazie alla signora Meloni che si è opposta e ha fatto i capricci durante il governo di unità nazionale. Quindi se i suoi amici potranno gestire queste risorse lo deve a qualcun altro. E, nel caso specifico io sono molto interessato e orientato a verificare quali sono le potenzialità, per esempio, la potenzialità del nuovo porto di Palermo. Si sa che il nuovo porto di Palermo sta per essere varato, finirà forse tra qualche anno, ma è indubbio che Palermo, capitale del Mediterraneo, diventerà un hub di carattere commerciale, marittimo, portuale, turistico, e vigilare su questa operazione, perché veramente può dare una svolta alla città. Alla città, alla sua economia, che già è fiorente dal punto di vista del commercio, ma ha bisogno però di strutturare e dimensionare la propria autorità portuale, la propria capacità di sviluppo e di impegno.
se vuoi entriamo anche nel dettaglio. Entriamo poi, raccontiamo insomma a chi ci ascolta quali possono Che è diverso essere da quello le che possibilità. pensano, visto gli amici del centrodestra siciliano, che parlano di cifre che non esistono. Però è chiaro che il porto può avere due straordinari vantaggi. Primo, aumenterà la sua capacità di accoglienza dei container, non 15 milioni solo l'Italia ne ha 11 milioni, quindi è difficile che soltanto Palermo superi il resto Del paese. del paese. Però è vero che ha un'area abbastanza grande e sufficiente per accogliere le merci che provengono sia dall'Africa che dall'Asia. Deve autoalimentarsi e in questo caso sarebbe importante, per esempio, che ci fosse un parco eolico, una capacità di produzione energetica delle rinnovabili nell'area portuale. Questo potrebbe unire innovazione e, naturalmente, è dell'interesse della città avere un'altra fonte di approvvigionamento energetico. Quindi questo che sta avvenendo sul porto potrà dare delle grandi opportunità. Poi ho pensato, diciamo, parlando proprio di Palermo, ho pensato che bisogna lasciare lavorare naturalmente la nuova giunta e quindi è chiaro che si sono appena insediati, però in prospettiva Palermo potrebbe ospitare un grande evento internazionale e l'Expo potrebbe essere dimensionabile alla Sicilia e a Palermo e Catania. Expo guardando a quale edizione? Capisco che se dico questo ai palermitani parlando di Catania mi potrebbero guardare male, però è per renderci conto che la dimensione, sì certo, l'esposizione. Io ho fatto la campagna per l'Expo di Milano, che è tra l'altro vittoriosa, è uno dei pochi eventi vittoriosi dell'Italia negli ultimi anni, dopo sto guardando dietro di lei la Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria dei Dei mondiali, mondiali. e quella dell'Expo è stata una delle grandi vittorie. E avendo poi i 5 Stelle rinunciato alle Olimpiadi a Alle Olimpiadi Roma, a Roma. non capendo, non cogliendo un aspetto particolare, cioè è sbagliato fare i conti di quanto profittano gli eventi in quanto tali, cioè è verosimile che i conti non tornino nei mesi in cui abbiamo ospitato un evento, ma l'indotto che da quell'evento genera, determina per il resto, diciamo, della vita è fondamentale, cambia la faccia alla città. Quindi bisogna vederlo come un investimento e non come entrate e uscite, questo è il Guardi, ragionamento. mio figlio ha vissuto diversi anni a Barcellona. Parlo di Barcellona perché è una città in qualche modo affratellata con la Sicilia e con Palermo. Quando Barcellona e il sindaco dell'epoca socialista decise di assecondare la scelta del governo spagnolo dell'epoca di partecipare e di diventare città candidata alle Olimpiadi, allora si diceva, pur essendo una città portuale, che Barcellona voltasse le spalle al mare. Dopo le Olimpiadi dell'82, 92, il suo grande sviluppo urbanistico, la capacità di investimento su Barcellona da parte dell'intero Stato, perché noi dobbiamo pensare che se Palermo ospita un evento internazionale è l'intera nazione, è lo Stato, il governo italiano che investirà su Palermo. E l'indotto di quello che avviene dopo è straordinario sul piano del turismo, sul piano delle realizzazioni, sul piano delle infrastrutture. Sono delle grandi occasioni, sono delle grandi occasioni. E in qualche modo poi queste grandi occasioni fanno partecipare l'intera città perché diventa un patrimonio di tutti i cittadini, capisce? Così come esiste e Palermo ha nel suo DNA questa capacità, questo spirito civico, lo dimostra nella sua lotta civile contro la criminalità organizzata, lo dimostra quando Palermo dice basta e si vuole ribellare, perché c'è un insieme che diciamo, che si anima. In questo caso sarebbe una partecipazione attiva a qualche cosa che poi avrà un ritorno, anche di carattere economico. Mi ha aperto un tema importante per noi palermitani, che è proprio quello della lotta alla mafia e della rivoluzione, fra virgolette, dei palermitani contro le stragi, ad esempio, che è una storia ormai di 30 anni fa. Oggi si dice che quella stagione è un po' passata, un po' in declino, e assistiamo anche a vari episodi di sfregi alla memoria. Di recente abbiamo vissuto
danneggiamenti di murales, furti a opere d'arte della memoria. Questo come lo interpreta? Guardi, intanto penso sempre che, e lo insegnano, diciamo, le nazioni che hanno avuto le guerre civili, per esempio. E quando io sono stato in Sicilia 20 anni fa, eppure era passati 10 anni dal periodo più tragico, no? Delle stragi, delle guerre di mafia, non è vero che si tende a dimenticare perché si vuole calare un velo e fare l'oblio, che diventa poi complicità, diventa. No, non è questo. Si tratta invece della volontà, quando c'è stata una guerra civile così sanguinosa, si vuole guardare avanti. Poi, dopo un certo periodo, riemerge, la volontà di non dimenticare e di capire e di metabolizzare anche quello che è stato un grande lutto. Ieri mattina sono stato molto presto a rendere omaggio a Libero Grassi, non l'ho fatto per ragioni elettorali, l'ho fatto con un sentimento che mi muoveva e che era legato al fatto che Libero Grassi, si chiamava Libero intanto perché la sua famiglia, voleva ricordare il sacrificio di Giacomo Matteotti. E Libero Grassi fu anche uno dei fondatori del Partito Radicale, era un uomo laico, poi credo che partecipò anche alle elezioni con il Partito Repubblicano. Questo non lo si deve fare come un atto dovuto, capisco, però le giovani generazioni, vedete, sono legate all'idea del ricordo proprio perché non accada più. Cioè è una forma, secondo me, di partecipazione civile che, non, che si è liberata dall'indignazione, ma che vuole tuttavia estendere la memoria come capacità di guardare avanti, no? Di consegnare al passato. Ma questo può anche avvenire in tutti coloro che si sono liberati dal vincolo con la criminalità. E quindi è quello che mi piace. Fenomeno fisiologico lo considera questo passaggio, È un passaggio passaggio. dal momento della rabbia a quel Sì, momento di crescita. di crescita di consapevolezza. Vede. Parlavo l'altro giorno con una personalità importante, cioè il capo uno dei capi, perché non esiste una gerarchia, dei imam di francese di Parigi, che è un tunisino, ed è stato molto attivo lui nell'avvicinare le posizioni, non soltanto è attivo sul piano teologico nella discussione, nella fusione fra le tre grandi religioni monoteiste. Quindi quella ebraica, la nostra e la musulmana. Ma è stato molto attivo nel promuovere, nel difendere e nell'ottenere i cosiddetti accordi di Abramo, cioè da una parte del mondo arabo con Israele. E quello che mi ha detto mi ha abbastanza illuminato perché non tutto ciò che uno pensa sia impossibile non possa essere reso possibile. Noi siamo troppo abituati a guardare le cose con forme cristallizzate. E questo lo si deve anche a chi in qualche modo ha capito che il pentitismo non era soltanto una forma di coercizione nei confronti, diciamo, del criminale. La redenzione, il perdono, naturalmente è un fatto cattolico, l'evoluzione diciamo, della stessa attività umana è qualcosa che noi dobbiamo accettare come tale e considerare possibile. Anche i politici che sbagliano possono anche essere non perdonati, ma possono effettivamente essere presi sul serio, no? Essere presi sul serio. Ce ne sono tanti che sbagliano, naturalmente. Assolutamente, sbagliamo tutti, figuriamoci quanto hanno sbagliato i politici nell'ultimo periodo. Ci sono alcuni grandi temi sui quali noi, i candidati che vengono a trovarci, facciamo sempre domande di carattere generale, chiaramente, però Sì. riteniamo che chi ci ascolta abbia interesse a conoscerli. Per esempio, Palermo ha un grande problema dei rifiuti. Allora la domanda è, in linea generale, come principio, termovalorizzatori sì o no? Beh, indubbiamente sì, dipende dove, dipende dall'individuare delle aree che non siano troppo, diciamo, aggressive, questo è evidente, è una materia molto amministrativa. Sì, però è una materia anche ambientale nella quale c'è Sulla scontro quale, con gli ambientalisti, ci ma sono non c'è posizioni dubbio, diversificate, questo. sì, ma il punto infatti non è da essere un principio non negoziabile, no? Sa che ci sono, in America ci sono i cosiddetti NIMBY, cioè not in my backyard, cioè non nel mio cortile, questo è evidente.
non bisogna fare delle scelte sbagliate. È chiaro che se si fanno degli scempi dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista dell'aggressività, Barcellona ha un meraviglioso termovalorizzatore e nessuno se ne lamenta. E quindi dipende dove lo fai. Certo che se lo fai qui in piazza, qui in questa piazza qui dove già c'è una specie di ecomostro e gli mettiamo pure il termovalorizzatore, è anche normale. È una scelta pubblica complessa questa, però d'altronde è anche una scelta pubblica che in qualche modo salva una parte della popolazione dalle malattie, perché diciamo, un ambiente inquinato rende più fragile, diciamo, la vita di chi vive in un ambiente malsano, no? Salvano anche i nostri bambini. E il rischio naturalmente è che io sono per una scelta pubblica però deliberata, nel senso scelta attraverso un referendum, attraverso una condivisione. Tutte le scelte condivise. Vede cos'è accaduto in Val di Susa? Non è che i valsusini sono contrari in sé per sé alla ferrovia, no? Se l'essere umano fosse stato contrario al progresso non avremmo avuto neanche questo studio. Però il problema è sempre, in democrazia, è rendere una scelta condivisa. Altro grande tema, nucleare di ultima generazione, sì o no per la produzione Ma non energetica? esiste l'ultima generazione, esiste una forma di produzione di energia che è più rischiosa per la vita rispetto ad altre. E quindi chi dice che noi rientriamo nel nucleare ci si mette molto di più, perché dobbiamo aspettare 4 anni, 4-5 anni, e quindi per il momento dobbiamo operare un sapiente mix fra le fonti di approvvigionamento energetico naturali, purtroppo inquinanti, esiste un'emergenza e quindi dobbiamo in questo momento tamponare e riuscire a costruire un fabbisogno energetico evitando di essere schiavi, in questo caso di una dittatura feroce come quella russa, quella che piace tanto a Salvini, alla destra e non soltanto a lui, anche a Forza Italia, perché si fa finta naturalmente di io lo so, siccome sono amici miei, quindi possiamo anche dirlo, sono amici, sono stati con Putin, sono amici di Putin, e purtroppo si è rivelato un personaggino poco da bene, però ed è stato un errore dargli corda. Un buon politico si accorge quando di chi fidarsi, vuol dire che non sono stati dei buoni politici. E quindi questo ci porta all'ultimo dei grandi temi che poniamo di solito, e occorre intervenire proprio sulla crisi energetica e sul caro bollette, che è quello che sta rischiando di far chiudere tantissime attività al sud, ma non soltanto. Beh, certo, ma il governo effettivamente è ben informato di questo rischio, ma i numeri di cui si parla sono numeri impressionanti. Non lo possiamo fare noi candidati, lo farà il governo. Eretto da una persona che ha la testa in sulle questo senso va spalle, spinto chiaramente il governo, la prossima amministrazione vanno spinti in non ha questo nessun senso. titolo Giorgia Meloni di dire quello che deve fare o non fare il governo, tantomeno Salvini né tantomeno Berlusconi. Questi ultimi due addirittura l'hanno buttato giù il governo e anche Conte. Il governo procederà, loro sono colpevoli e responsabili di quello che sta avvenendo. C'è una campagna elettorale in pieno agosto, perché oggi è il 30 agosto, qui io e lei. Invece di essere al mare o in montagna o in collina, queste belle colline siciliane, siamo qui a parlare di politica e questo in piena crisi economica, in piena inflazione, in piena crisi energetica, avremmo dovuto avere un governo in salute, politicamente stabile e invece facciamo tutto questo con l'acqua alla gola. Per fortuna, Mario Draghi, con tutti, diciamo, i difetti che può avere Mario Draghi, si occuperà di questa cosa, che mette a rischio la nostra economia, la riapertura delle fabbriche e molti settori, tra cui appunto quello farmaceutico, per esempio, che ho visto in Sicilia, ha dichiarato di non voler riaprire le proprie fabbriche. È impressionante quello che sta avvenendo, però il tetto sicuramente in Europa verrà messo sui costi dell'energia. Bene, noi ringraziamo Bobo Craxi per essere stati con noi. Il tempo a nostra disposizione è finito, sembra tanto quando si comincia, ma va via subito quando si parla e si raccontano delle cose. Ancora grazie a Bobo Craxi per essere stato con noi, soprattutto grazie a voi che ci avete seguito e appuntamento al prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.